Oggi abbiamo avuto la possibilità di accedere in un sito unico della nostra città, unico per collocazione e soprattutto per caratteristiche. L'emozione è stata unica perché in questi anni ho contribuito insieme alle amministrazioni ad acquisire al patrimonio quest'area. Oggi immaginare che con questo percorso di partecipazione che è stato avviato inizi la possibilità di poter riconvertire questo immobile, queste aree in attività, servizi che possono essere utili alla città, è evidente che ci dà una grande gioia dal punto di vista amministrativo. L'aspetto importante è cosa fare di quest'area. Cosa fare di quest'area lo vogliamo decidere insieme agli attori del territorio e soprattutto insieme a tutti i paesi vicini alla nostra realtà. È evidente che un'area di circa 3 ettari con 8.000 metri quadri di capannoni rappresenta una grande opportunità. È per questo che ci siamo rivolti a tutte le associazioni, a tutti gli attori, imprenditori del nostro territorio, ai cittadini per capire cosa fare. Se dovessi immaginare io quest'area, la vedo come un'area che può essere un centro polifunzionale in cui fare delle hub per le start-up delle imprese, un'area mercatale, un'area di conferenze. Ricordiamo che Monopoli ha l'opportunità di trovarsi tra i due aeroporti più importanti di Puglia, Bari e Brindisi, l'area a ridosso anche della stazione ferroviaria. Quindi le opportunità che può offrire sono tantissime. È evidente che adesso ci aspettiamo dal territorio e soprattutto da tutte le associazioni la possibilità di poter dare un input importante. Il nostro territorio ha necessità di spazi come questi e la città di Monopoli rappresenterà un'opportunità per poterlo fare.